Non pensavo che l'avremmo detto, ma... Questo video è sponsorizzato da... NordVPN! Immagina di stare dentro il tuo server RP preferito. A fare cosa non lo so, chi sono io per giudicare, eh? All'improvviso fai qualcosa che non dovresti fare. O per sbaglio, a volte capita. L'admin cattivo che ti stava osservando, allora... Si infuria. Prende il tuo indirizzo IP e ti dossa. Proprio così, ti fa cadere la connessione. Capù! Finito. E non finisce qui, con il tuo bellissimo indirizzo IP può vedere dove abiti. E questa cosa non ci piace molto se vogliamo mantenere una certa privacy. Ma non temere, oggi ti viene in aiuto NordVPN! Con NordVPN puoi nascondere e rimpiazzare il tuo indirizzo IP con un altro, in modo tale che l'admin cattivo, quando proverà a prenderti l'IP, spimma, avrà tra le mani l'indirizzo IP di un tale che si trova in posti improbabili, tipo il Burundi oppure la Sardegna. Ma questa è solo una delle tante sicurezze che ti può dare NordVPN! Puoi rendere privata la tua attività online, evitare siti pericolosi e accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti in piena sicurezza. Insomma, tutti hanno una VPN ormai. L'unico coglionazzo che non ce l'ha sei tu! Non aspettare oltre, clicca nel link in descrizione e abbonati a NordVPN. Non te ne pentirai. Non posso, dai. Porca allora, miseria, che casino. Ha fatto un casino. No, guarda che c'è qua. Vai, investi quello. Vai. Vai, scusa, non te l'ho visto. Ma dove sta? Non lo vedo. Oddio, signorina, sta bene? Signorina. Oh, ma l'ho rincoglionito, che cazzo fa? Signorina, sta bene? Cazzo, non l'avevo vista. Mi scusi. Ma lei ha davvero dei begli occhi. Grazie. Vabbè, sta bene? Mi scusi, scusi. Scusi ancora. Buona fortuna. Ma qui posso chiudere tutto praticamente. Vai, sali. Oh, mettiamoci sopra quelli e fischiamogli sopra che non ci vedono. Ma ci sta gente lì. Sì, ci sta. Vai. Si è rotto. Sempre rotto. Fuoco? Non volete beccarvi un tatuaggio? Dovete scendere da qua sopra, lo sapete? Perfetto. Scappa. Buttati in alto, ecco, guardi. Salta! No, bro! No! Le palme volano. Il tatuaggio, ha detto, ma che roba è? Vaffanculo, parla italiano. Salve. Salve, signore. Salve. La conosco? Ho una maglietta conosciuta. Mi piaceva, stava al negozio. Signorina, posso ordinare? Signorina? C'è l'open bar. Il signore? Ah, c'è l'open bar? Meno male. Yes. Allora sì, vorrei... Cosa c'è di open bar? Di alcolici, cosa c'è? Ma sta friggendo qualcosa? No, secondo me sta aggiustando la lavastoviglie. Ah, ok. Il ventilatore? Fa caldo. Signori, ha fatto l'annuncio. Sì. Allora, cosa c'è di alcolici? Le do... Cosa c'è? Due. No. Va benissimo. Di cibo, aspetta. Di cibo potrebbe darmi zuppa di pesce. Zuppa di pesce? Ok. Anzi, no, guardi, faccio le linguine. Dai che vai oltreoceano, vai. Se no, scusi, una bella cozza e vongole? Ce l'ha una cozza e vongole? Ha un vizio che quando parla fischia. Ci sta nella zuppa. È un tic, mi scusi. L'astice è buono, l'astice? Anzi, le do due. Belli, però. Da bere due calzoni. Oddio, ma è gentilissima. Quale? Oh, grazie. Niente. Lei è molto gentile. Lei è molto gentile. Grazie. quello che ha scritto nervoso. L'aiuto un pochino. Oh, è pazzo. Caro, ma il signore è pazzo qua.
signore è pazzo, lo portiamo via. Aspetta, mi ha buttato sotto. Ma lei è pazzo, lei è pazzo. Ma la smetta. Ah, chi fischia? Vai, vai. Vai, più forte. Non ti sente più forte. Non ti sente più forte. Signorina, mi sa che la stanno, gli stanno facendo il market calling. No, no, mica era per la signorina, ma le pare. Ah, no. Vai, più forte. Più forte, non ti sente. Fischiante come emozione. Vai, gli faccio un video, gli faccio un video, aspetta, vabbè. Che era Duracell che fischiava. Guarda, guarda. Se bruciasse la città. Guarda come fischio. Sai che però hai le scarpe un po' sporchine. Aspetta, me le pulisci un attimo. Oh, grazie, grazie. Ma le sta pulendo col telefonino? Grazie, grazie. Puli la scelle, la scelle. Grazie. Se non la finite di rompere il cazzo, vi piglio a pugna tutte e due. Innanzitutto, vai. Lei che è? Ma chi solo io là? Ma questo qua è pazzo, mi sa. Questo è pazzo. Ma lei che cosa alza le mani? Noi ci... Pazzo a chi? Ci stiamo divertendo, arriva questo. Andate fuori a divertirvi, non qua dentro. È qui che... Che si fa qua? Si piange qua. Cosa alza le mani? Che cosa alza le mani lei? Non mi faccia incazzare, neanche a me. Quando io mi ingazzo sono tremendo. Non mi faccia incazzare, l'ho detto. Io poi quando mi ingazzo sono tremendo come lo cazzo. No, fratello, tranquillo. Tranquillo, fratello mio. E meglio se mi cambio io perché queste palle mi sminghiano. Fratello, tranquillo che poi mi agito pure io. Non gli faccio più. Che poi lo sai che mi agito pure io, fratello mio. Mi agito. Non faccio più, basta, più. Io mi agito, impazzisco, divento una bestia. Non la faccio più, non la faccio divento più. Una cazzo di bestia. Aspetta, mi scomboglio per farti calmare. Ah. Ah. A posto. Ah. Della sala esterna. Alzati, alzati. Alzati. No, responsabile. Ma stronzo. Ma guarda Teo, uno non si può divertire no. In pace. Prima c'è... Prima c'è il contabile. Perché papà mi fa ingazzare, mi fa ingazzare ogni tanto che io divento pazzo. Divento pazzo. Devi alzarti, ho detto. Devi stare a terra, ma te. Vabbè, dai, ci penso io. Non mi sento molto bene. Oh. Vai, vai, tranquillo. Bellissimo. Guarda. La questione è cambiata un po'. Da Luca di Matera lavorava. Che quello che vuoi mettere. Io. Beppe, di Matera, sì, sì. A caso. Di no, ma prima. Di Matera c'era, di Matera c'era. Ma perché mi sono lasciato? Mi sono lasciato. Io ci sto dall'inizio. Sono come l'ha svegliato? Sono un po' narcolettico, scusate. È che ogni tanto prendo così, oddio. Basta che non russa. Basta che non russa come un po' che calore. Mi sembra che non. A posto. Ma? Tutto perché bene? Sei diventato pelato? Perché mi piaceva essere pelato. Sta no, perdendo i capelli, di la verità. Caro, se non ti svegli davanti ai coglioni. Ti meno, eh. Ma che meni. Oh, va. Vai, Beppe, ti hai insultato, due volte. Poi siamo due, glielo puoi fare passare liscia. Vuoi? Ecco, bravo. vedi solo quella signora là. La maglietta a cuori. Dai, in segno di pace le do. Posso fare? Le do questo. No, fare? no, che fa? Oh, che fa? Mi è matto. Le volevo dare questo in segno di pace, le posso dare il regalo? Quel regalo te lo ficchi nel culo, capito? Ammazza, carino. Perché uno viene là per divertirsi? Aspetta, volevo scusarmi per il mio comportamento, veramente. Le posso dare questo regalo? Non accetto nessuno, te ne puoi andare anche a fanculo per me. La prego, un piccolo regalo. Non accetto. Vabbè, glielo do comunque. Ah, mi lasci! Adesso di merda, vieni qua, blocca il nemico. Oh, è pazzo, vai, aiuto, aiuto, scappa, scappa, via, via. Aiuto, che aiuto. Butta di là, che pazzo. Oddio, sono quasi morto. Oh, mi hanno sparato. È uno. Cringe, mi ha sparato, mi ha ucciso. Dai, comunque è imbarazzante, su.